colore influenza la nostra vita e le nostre sensazioni. Oggi parleremo proprio dei colori, delle loro relazioni e caratteristiche. Innanzitutto, il colore si compone di tre componenti. La prima, la tonalità, che potremmo definire anche tinta o cromaticità. Poi abbiamo la luminosità, che raffigura praticamente la chiarezza di un colore. Infine abbiamo la saturazione, che rappresenta come valore la purezza oppure l'intensità di un colore. E oggi vi vorrei parlare innanzitutto dei colori primari. Essi sono tre colori, il giallo, il rosso e il blu, che non possiamo ottenere dalla combinazione degli altri colori. Molti artisti hanno usato per i loro dipinti questi tre colori primari. Un esempio eclatante è il dipinto appunto di Mondrian, dove utilizza il giallo, il rosso e il blu e la semplice aggiunta di linee nere e quadrati bianchi. Il nero è l'assenza di colore, il bianco invece è la somma di tutti i colori. Questi sono considerati dei colori neutri e l'unione del bianco con il nero ci dà il grigio. Passiamo ora ai colori secondari, che sono uniti dalla mescolanza dei colori primari a due. Un esempio lampante lo vediamo subito. Se noi prendiamo un giallo e un rosso e li uniamo a due, otteniamo l'arancio. Se prendiamo un blu e un rosso e li uniamo a due, otteniamo un viola. Se prendiamo un giallo e un blu e li uniamo a due in parti uguali, otteniamo il verde. Ecco che allora i colori secondari sono il verde, il viola e l'arancio. Questi colori sono importantissimi e soprattutto ci sono ancora una volta qui artisti che si sono cimentati utilizzando per le loro opere spesso i colori secondari. Un esempio è il dipinto del violinista di Chagall. A seconda poi di come combiniamo i colori primari insieme per ottenere i secondari, abbiamo tonalità e effetti diversi. Ad esempio, se noi il giallo e il rosso mettiamo più quantitativo di giallo, verrà un arancio tendente più al giallo. Se mettiamo invece più il rosso, sarà un arancio più rossastro. Lo stesso avviene per il viola. Questo è un viola molto più tendente al rosso, invece questo è un viola più scuro tendente al blu. E unendo tra di loro i colori secondari oppure un primario con un secondario, otteniamo i colori terziari e rappresentano tutta la gamma dei marroni. E lo possiamo vedere bene anche in questo caso. Realizzando un cerchio cromatico ci rendiamo conto che qui abbiamo i primari, il giallo, il rosso e il blu, i secondari, il verde, l'unione del giallo con il blu, il viola, l'unione del rosso con il blu, e l'arancio, l'unione del rosso con il giallo. E i terziari, guardate, si formano qui al centro, perché praticamente nella ruota dei colori si trovano proprio a essere al centro. Esistono però poi anche dei colori importantissimi, che sono i complementari. Che cos'è un colore complementare? Un colore complementare è ad esempio il giallo complementare del viola, perché praticamente è il colore che si trova nello spettro cromatico all'opposto, vale a dire che è il colore giallo complementare del viola, perché il viola è il colore formato dagli altri due primari. Di conseguenza, se abbiamo e uniamo il primario, il rosso con il giallo, otteniamo un arancio, il suo complementare è il colore primario che non è intervenuto nella combinazione. E lo stesso il rosso con il verde. Un esempio lampante lo abbiamo anche di complementarietà nel semaforo rosso-verde. E i complementari sono colori importantissimi, ma bisogna stare molto attenti ad utilizzarli, soprattutto perché creano effetti molto, molto stridenti tra di loro. Vi posso per esempio mostrare un esempio con questa cartellina. Allora, se noi prendiamo per esempio un dischetto rosso, abbiamo detto il suo complementare è il verde, il colore che lo esalta maggiormente. Se io ad esempio metto un rosso su un fondo bianco e metto un rosso su un fondo nero, già vedete come il colore cambia in relazione agli altri colori. Mentre nel caso del nero appare molto più luminoso questo rosso rispetto a quest'altro che è posto su fondo bianco e sembra addirittura di dimensioni maggiori rispetto
a quest'altro. In realtà sono le stesse identiche dimensioni. Guardate come cambia l'effetto se pongo il rosso su un giallo. Essendo il fondo molto più luminoso, il giallo appare ancora più cupo e scuro che non su fondo bianco. Ma guardate l'effetto stridente ponendolo con un complementare, che è il colore che l'esalta maggiormente. È un effetto quasi di abbaglio e di vibrazione luminosa. Quindi bisogna stare molto attenti a usare i complementari, perché danno valore di enfasi e vivacità, ma bisogna saperli moderare. Un artista che ha utilizzato molto bene i colori complementari è sicuramente Matisse, nella sua danza, dove le figure di personaggi che danzano rappresentate con il colore arancio sono poste appunto su uno sfondo blu per risaltarli maggiormente. E il primo che ha fatto uno schema cromatico di colori, un cerchio cromatico, è stato Isaac Newton nel 1666, ma studi sui colori e la cromaticità li fa anche Goethe. Lui ci fa anche lui appunto un cerchio cromatico e parla della luminosità dei colori. I colori, avendo effetti di luminosità diversi, devono essere posti in relazione diversamente. Ad esempio, un rosso e un verde che hanno gli stessi valori di cromaticità possono essere uniti anche in un dipinto in percentuali uguali, mentre un viola e un giallo, che come abbiamo visto appunto sono complementari anche questi, essendo il viola molto meno luminoso ne va usata una percentuale maggiore rispetto a un giallo, e che Goethe indica proprio in un terzo di giallo e un quarto, scusate, di giallo e tre quarti invece di viola, per bilanciare una composizione complementare. Un'altra distinzione è quella tra colori caldi e colori freddi. I colori caldi sono tutti quei colori che hanno tonalità che richiamano la quiete, la serenità, ma anche l'allegria, e tendono ad avvicinarsi allo spettatore. I colori freddi invece sono quei colori che danno un senso di tristezza e di solitudine. I colori freddi logicamente sono tutti quelli tendenti dal blu al verde, colori appunto che richiamano il freddo, mentre i colori caldi sono i colori legati al fuoco, quindi il giallo, il rosso, l'arancio. E noi possiamo avere un'idea del colore, delle loro sensazioni, anche confrontando dei dipinti. Pensate ad artisti come Gauguin oppure Renoir, che utilizza per esempio con la sua colazione dei canottieri i colori caldi per dare un senso di allegria e di gioia tra questi personaggi disposti al tavolo. E anche il periodo rosa di Picasso è un periodo di serenità, di quiete e di amore. Non possiamo dire altrettanto ad esempio del periodo blu, dove vediamo questo senso di solitudine e di amarezza che traspare tra l'altro nel dipinto di Picasso, ma anche nella Notte stellata di Van Gogh. Un elemento importante in un dipinto è sicuramente la prospettiva, che spesso indirizza lo sguardo dell'osservatore. Pensiamo ad esempio al Cenacolo di Leonardo da Vinci ed è come le linee di fuga convergono tutte verso la figura di Cristo isolato al centro. Ma non sempre per risaltare una figura si utilizza, o per risaltare un elemento, la prospettiva e le linee di fuga. Si può utilizzare anche il colore. Pensiamo ad esempio alla Lettera di Mary Cassà. La lettera è sì il centro del dipinto, ma è anche colorata di bianco e risalta sullo sfondo sia della tappezzeria che del blu del vestito della figura. Quindi ci rendiamo conto come molti artisti usino il colore con valori anche simbolici e importanti, e sono anche i colori e le relazioni che hanno nella nostra vita. Pensiamo ad esempio anche noi tutti i giorni possiamo verificare che il nero per esempio è il colore del lutto, il rosso è il colore della passione, il verde è il colore della serenità e della quiete. Pensate ad esempio agli ospedali e all'arredo intorno, che è generalmente improntato al colore verde. Quindi i colori hanno una valenza simbolica importantissima, che ci terrei a parlarne anche in una prossima curiosità d'arte. Vi aspetto alla prossima puntata.